Eccoci con Antonio Fusconi, responsabile dell'agonismo della FIPSAS, con il quale in questo periodo di coronavirus volevamo fare una chiacchierata, chiedere un po', eravamo pronti ai blocchi di partenza come nelle gare podistiche e questo virus ha bloccato tutto l'agonismo. Come federazione vi state preoccupando o siete fermi in attesa che vi arrivi qualche disposizione? Intanto buongiorno a tutti e restate a casa, che è la cosa migliore da fare in questo momento. Detto questo, sì, ne stiamo parlando perché ovviamente, come tutte le federazioni, l'attività è ferma e di conseguenza stiamo pensando come organizzarci per il futuro. Non vogliamo farci trovare impreparati, speriamo che questa situazione, anche se l'idea che abbiamo è che non sia così rapida nell'evolversi, ma finisca presto. E guarda, stamattina proprio parlavo con Maurizio Natucci di queste cose qui, mi aveva chiamato per i campionati del mese di aprile che vengono tutti quanti sospesi e rinviati, sia del colpo che di tutte le altre specialità della pesca di superficie. Per quelli di maggio ne parleremo fra una quindicina di giorni, ma in linea di massima, diciamo che io, perché seguo la pesca al colpo, sono un po' più fortunato con i calendari perché alle mie seconde prove, a parte qualche campionato, qualche trofeo, sono tutte in luglio e di conseguenza potremmo anche fare a meno di una serie di prove per rendere comunque valido un campionato. Non so, mi viene in mente il CIS anziché in 8 prove in 6, o i trofei di Serie A anziché in 6 prove in 5, questo per dare un po' Ecco, un'idea. quindi Antonio, da quello che mi sembra di capire, come federazione, la prima soluzione che avete messo nell'ipotesi è quella di, far cominciare i campionati non appena le autorità sanitarie vi daranno il via. Sì, abbiamo per adesso fermato tutto. È ovvio che l'importanza e la precedenza ce l'hanno tutti quei campionati che sono qualificanti, non solo gli internazionali, a gare internazionali, ma anche ai campionati, cioè, provinciali, regionali, quindi compresi i nostri trofei. Vediamo, io pensavo di non andare a modificare il calendario, ma di togliere qualche prova. Questo per non danneggiare anche chi lavora alla base, tipo le sezioni provinciali, i comitati regionali, che si troverebbero se no senza date. Già hanno fatto fatica a fare questi calendari, data il numero di gare che sono cresciute, anche da quando c'è la specialità del feeder, quindi non solo colpo, ma anche feeder che portano molte domeniche. Ma credo che andremo verso un futuro dove di prove ce ne saranno sicuramente meno. Una cosa, Antonio, nel nostro sport noi siamo distanti l'uno dall'altro, siamo comunque a 10 metri, quindi il pericolo di contagio non c'è, però abbiamo la situazione dei raduni. Alcuni scienziati dicono che questa uscita da questo virus sarà comunque lenta. Avete magari in cantiere qualcosa per fare in modo che anche i raduni nel prossimo futuro, finché non viene trovata una soluzione, vengano fatti in maniera un po' diversa. Ma sì, guarda, io avevo già pensato, ma questo già un mesetto fa, diciamo più o meno ai tempi della fiera di Vicenza, quando ci furono i primi casi di coronavirus, avevamo pensato che ora ci fosse data la possibilità di fare gare, nel senso che non si pensava a un'epidemia così grave, tant'è che si parla di pandemia, cioè avevamo pensato di chiedere a tutte le società, per esempio nei campionati a squadre, il numero di telefono di un referente e di fare il pre-sorteggio il venerdì, come sempre, prima delle due gare del CIS o dei trofei di Serie A, e comunicare la mattina l'abbinamento in modo che tutti gli atleti potessero andare direttamente sul proprio posto sul campo di gara. Questo per evitare il discorso dei raduni. È vero che oggi la situazione è diversa e quindi bisogna aspettare un attimo per capire bene cosa si può fare o no. Sicuramente, ripeto, la priorità sta nella sicurezza delle persone. Le gare di pesca sono uno sport, un divertimento e quindi, ripeto, dobbiamo prima di tutto pensare alle persone.
Dobbiamo prima pensare alle persone, vado sul personale, quindi vado proprio una domanda fatta ad Antonio, non ad Antonio, responsabile agonismo FIPSAS, ma Antonio persona. Tu come la vedi questa situazione? Ne usciremo presto? Tu che anche hai un lavoro, che sei sempre in mezzo anche alle persone, che sensazioni hai? Guarda, io adesso sono in ufficio che sto lavorando perché il tipo di lavoro che faccio io legato all'assicurativo è uno dei lavori che sono in ufficio da solo e in questo piano penso che saremo in due. Quindi, però, ripeto, ho l'impressione che sia una cosa lunga, non so quanto, spero che come tanti, che col caldo, che con l'estate, che con anche il fatto che il buon senso degli italiani di stare chiusi in casa porti a una riduzione forte dei contagi, dopodiché speriamo di ripartire. Il discorso è che, vedi, in questi casi qui ci sentiamo molte volte anche forti, invincibili, noi siamo stati toccati direttamente, scusami se mi permetto di fare un attimo una divagazione, ma vorrei ricordare in questo momento Franco Galliani che è venuto a mancare in questi giorni. Che è un grande amico e poi oltretutto è stato mio compagno di squadra, abbiamo dormito insieme per una decina d'anni in camera, quindi voglio dire, è una persona che conosco bene e che ho sentito anche al telefono pochi giorni prima e questa cosa qui fa pensare che noi stiamo giocando e quindi adesso dobbiamo pensare alla salute dei nostri cari, alla salute di tutte le persone che ci stanno vicine e quindi, ripeto, parlare di gare, parlare di campionati in questo momento qui è un po' difficile. È ovvio che, non, ripeto, la Federazione Italiana Pesca Sportiva non si farà trovare preparata nel momento della ripartenza e della riapertura delle gare. Però ci sono queste situazioni che è una situazione che deve far riflettere e credo anche che ci compatterà come popolo. Quindi Cioè, dobbiamo Antonio, trovare anche in questi momenti un fatto positivo se è possibile trovarlo. certo, Antonio, sicuramente la salute è sicuramente il bene più importante. Questa intervista, anche da parte mia, e spero anche da parte tua, vuole essere un invito assolutamente a rimanere in casa, ma con la mente possiamo svagare e pensare che domani saremo ancora lungo le sponde dei nostri fiumi, dei nostri canali, e possiamo andarci anche fin da adesso con la mente, ovviamente, cercando di vincere anche quella che è la paura che è dentro di tutti noi, immagino, e anche dentro di te, se sei una persona sensibile come tutti noi. Ma io credo anche che chi ha un ruolo come il nostro, che è di dirigenti, e poi in particolare come il mio che segue la pesca al colmo, è importante e gratificante stare in mezzo alla gente. Quindi io non potrei pensare di svolgere un ruolo come quello che svolgo da dietro una scrivania, cioè è fondamentale, ma non solo per la conoscenza, per la crescita personale, ma anche perché il rapporto umano che si crea, la stima e l'amicizia che si crea con tutte le persone del nostro ambiente è una cosa che ti permette di andare, di continuare anche quando ci sono problematiche importanti. Credo che, e sono fiducioso di questo, che sarà tutto diverso dopo, ma in positivo, quindi credo che questa lezione di vita ci farà capire che ci sono cose importanti e che vanno riviste e vanno probabilmente anche confrontate, consultate fra tutti, quindi parlo anche per noi, quindi ragionare, ascoltare un po' probabilmente di più anche i nostri amici che pescano, che fanno le gare, che vengono sui nostri canali, sui nostri fiumi. E quindi dovremmo trarne, ripeto, una cosa positiva. Io sono sempre stato positivo come persona, spero di partire presto e credo che sarà, ripeto, anche se diverso, ma sarà una cosa migliore.
Grazie mille Antonio, con l'augurio che si possa ripartire presto, ti auguro buon lavoro visto che tu sei in ufficio. Volevo ringraziare te, Alessandro e Sabrina, anche perché ho visto che in questi giorni, con queste interviste che avete fatto con i nostri campioni, dove hanno spiegato le loro tecniche di pesca, il loro modo di pescare, avete reso sicuramente meno pesante e avete tolto qualche pensiero dalla mente di persone che sono coinvolte direttamente, purtroppo, in situazioni così gravi, così drammatiche. Grazie ancora a voi. Grazie, grazie a te Antonio, buona giornata e buon lavoro. Grazie mille.